Buongiorno mondo, oggi 8:30, ce la stiamo prendendo un po' più comoda. Adesso raccolgo tutto il bucato che finalmente è asciutto, ci prepariamo e facciamo colazione al chiosco al mare. Poi prepariamo tutto, partiamo, andiamo a vedere forse Pentidattilo, è un posto che ho nel cuore tutti gli anni che vengo in Calabria. Quando furi passo da Pentidattilo. Di solito la vado a visitare notturna, che è molto più suggestivo, ma oggi andremo a vederlo di giorno. Simo non l'ha mai vista. E poi ci sposteremo a Condofuri, dove andrò a trovare tutti i miei amici storici di quando ero adolescente. Brutte notizie: il chioschetto sulla spiaggia è ancora chiuso e quindi niente colazione. Perciò adesso smontiamo un po' tutto, facciamo il caffè, anzi, lo sta facendo la Simo là in fondo, qui in camper. E partiamo. Se troviamo un barettino comodo per parcheggiare il camper sulla strada, ci facciamo una seconda colazione, magari con una brioche fresca e non quelle confezionate che abbiamo sul camper. Peccato, sarebbe stato bello far colazione in spiaggia. Breve sosta al distributore, dove abbiamo fatto il pieno più economico finora, 1,666, il gasolio del diavolo. Abbiamo fatto colazione e adesso andiamo a vedere come inerpica la strada per Pentidattilo. A dopo. Pentidattilo, abbiamo parcheggiato un po' alla calabrese lungo la strada perché il parcheggio là è troppo piccolo per il nostro puffo. O meglio, ci starebbe, ma non mi aspettavo che ci fossero così tante macchine a quest'ora. E comunque, quello è Pentidattilo. Adesso andiamo a vederlo e se riesco, magari faccio anche una bella dronata in giro per il borgo. A dopo, la Simo che fa finta di ammirare i fichi d'India. Solo per prendere fiato dopo la salita per Pentidattilo. Dai, ti ho portato anche a mezzogiorno, l'ora che dicono i dottori di camminare sotto il sole. Grazie. Vediamo un po' come sono. Ci ha detto classiche cose della zona: capocollo, melanzane sott'olio, frittatine di menta e non lo so, il resto ve lo dico dopo. Adesso godetevi il panorama. Guardate, 3, 2, 1, go! Spettacolo! Il mare, e peccato la foschia, se no là si dovrebbe vedere l'Etna, si vede appena appena dove ci sono quelle nuvole. Torno sotto. Ah, mi è piaciuto Pentidattilo, per me è un posto magico, ci vengo ogni volta che vengo qua in Calabria a trovare i miei amici, è un passaggio di rito, giorno, notte, comunque almeno una tappa a Pentidattilo la devo sempre fare.
fare i rumori. Va bene. Torno giù. Abbiamo appena finito il nostro giro di pentidattilo belli sudati e abbiamo deciso di fermarci alla cantina di Nonno Nino, dove per 10 euro ci dà 7 antipasti, come forse vi dicevo prima. I piatti sembrano proprio belli caserecci come piacciono noi, 7 antipasti freddi, uno caldo, e forse 6 caldi e uno, 6 freddi e uno caldo. Il caldo a me sta dando la testa, vado a bere, mangiare e taccio, basta, a dopo, guardate. Il primo piatto è arrivato, guardate un po', sembra di essere a casa della nonna. Melanzane, pomodori secchi, olive, caciocavallo, capocollo e la sima affumata. È un po' spettinata. Non è vero. È un po' marcia. Non è vero. Buon appetito. Buon appetito. Sono arrivati anche i peperoni con le patate, la frittata di menta e due bruschettine. Stravolta. Ciao Laura. 2 hours later. Ma io non lavoro in quel campo. Ecco, documentiamo i lavoratori calabresi. Utilizziamoli. Spaccano il latte ghiacciato per fare la crema al caffè. Arrivo! Ho preso pure. Ho preso pure malattia per. Immagini. Se no che passava a mano, era pazza. Ero pazza. Più di così? No. Mi prende. La crema caffè. Da. Calabrese. Perché in Calabria la fanno meglio? Scusa, c'è la cioccolata dove mettere dopo la crema? More moments later. Non fate caso alla musica di sottofondo, ma siamo in spiaggia a Condofuri, la magica spiaggia di Condofuri, con gli amici qua, Daniele, Roberta, Massimo, Gialdo. Ciao! Non ho fatto grandi riprese perché è arrivato a Condofuri, le emozioni sono partite, siamo andati subito a trovare la Roby, Maurizio, Daniele, tutti gli amici, abbiamo fatto un pomeriggio da loro, ci hanno fatto un'ottima crema di caffè, adesso siamo con loro in spiaggia, nello splendido mare di Condofuri e domani ve la facciamo vedere con calma questa piccola cittadina calabrese che è nel cuore del Giappino, ma c'è poco, ma c'è tanto sentimento, quindi a domani. Visto che ceniamo da Roberta, siamo andati al Blue River a prendere un pochino di bocconcini, vignole. E comunque lo so che vi sto trascurando perché non vi sto facendo vedere molto di Condofuri, ma sono qui con gli amici, non è che sia così prioritario mettermi a fare le riprese, mi godo il momento con loro e vi saluto solo in questo momento che è 1:15 di notte e siamo quasi pronti per andare a dormire. Con 31 gradi ancora a quest'ora dentro il camper. Perciò buonanotte e ci rivediamo domani.